Buonasera, benvenuti a questo speciale dedicato al Monte dei Paschi di Siena, in particolare al processo che riguarda appunto MPS, che è iniziato oggi a Milano. Un'udienza preliminare, un'udienza tecnica che cerchiamo di riassumere con questo servizio, con la notizia che la Fondazione Monte dei Paschi non si è costituita parte civile nei confronti di Giuseppe Mussari e di Antonio Vigni, e con la precisazione che poi è arrivata da Palazzo San Siloni. Ma vediamoci questo servizio. Con la richiesta di costituzione di oltre 1000 azionisti della Banca d'Italia, di Consob, di MPS e della stessa Fondazione Monte dei Paschi di Siena, si è aperta oggi a Milano l'udienza preliminare a carico degli ex vertici dell'Istituto di Credito Senese, Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri, di Sadek Sayed, ex CEO di Nomura International, di Raffaele Ricci e delle due stesse banche imputate per l'operazione con al centro la ristrutturazione del derivato Alexandria. Il GUP Livio Cristofano ha raccolto le numerosissime istanze, tra cui quella della Fondazione, che però ha scelto di non costituirsi contro Mussari e Vigni, al contrario del Monte dei Paschi di Siena con la nuova gestione, che ha chiesto invece di essere parte civile contro l'ex presidente, l'ex direttore generale e anche contro l'ex responsabile dell'area finanza Gianluca Baldassarri, l'unico degli imputati ad essere presente in aula. MPS non ha chiesto di costituirsi contro Nomura e i suoi manager per via della transazione dello scorso settembre. I reati contestati sono falso in bilancio e manipolazione del mercato in relazione al bilancio 2009 di Rocca Salimbeni, approvato il 27 aprile del 2010. Secondo l'accusa, con l'operazione sul derivato Alexandria posseduto dal Monte dei Paschi attraverso un contratto stipulato fra MPS e Nomura, gli ex dirigenti avrebbero nascosto perdite per oltre 300 milioni di euro, con un sistema che avrebbe permesso a Mussari di chiudere inutile e di abbellire il bilancio. Il GUP di Milano, Livio Cristofano, ha respinto tutte le eccezioni, in particolare quella presentata dalla difesa dell'istituto nipponico, che quindi rimane nel processo. Il giudice ha predisposto la traduzione di alcuni atti e ha rinviato l'udienza al prossimo 27 novembre per l'ammissione delle numerosissime parti civili che hanno fatto richiesta. Il legale di Nomura aveva in particolare chiesto la nullità della notifica dell'avviso di chiusura dell'indagine all'ente che ha sede in Inghilterra, cosa che avrebbe determinato la possibilità della prescrizione. L'eccezione però è stata rigettata dal giudice. E la Fondazione Monte dei Paschi precisa che non ha chiesto di costituirsi parte civile nei confronti di Giuseppe Mussari e Antonio Vigni, perché ha già chiesto agli stessi ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, ivi compresi quelli da illecito, nel processo civile pendente davanti al Tribunale di Firenze, si legge in una nota stampa diramata. E di Monte dei Paschi si è parlato molto anche venerdì scorso in una iniziativa del Movimento 5 Stelle che si è tenuta a Palazzo Patrizi. Si è parlato soprattutto del passato, di quella che è stata definita tragedia, ovvero di come è crollato poi anche crollata la storia soprattutto dell'Istituto Bancario Senese. Ci ascoltiamo un intervento, quello di Paolo Emilio Falaschi, avvocato, che ha ricostruito un po' la vicenda del Monte dei Paschi. Banca Torbella, come è stata acquistata? È stata acquistata sulla base dell'autorizzazione che diceva Silvia Bonafede della Banca d'Italia. Ora io ho fatto la denuncia, lo sapete perché? Perché la banca, l'autorizzazione è falsa. Perché è falsa? È falsa per due motivi, e chiunque dovrebbero capire, a quest'ora dovrebbero essere bene partiti i processi penali. Perché nell'autorizzazione c'è scritto che l'acquisto sarebbe costato 9 miliardi. Quando la Banca d'Italia nell'ispezione sapeva che gli olandesi erano proprietari, prima avevano aperto un finanziamento di 7 miliardi e mezzo, per cui chi comprava doveva dare 9 miliardi più restituire 9 miliardi e mezzo, per cui 17 miliardi. Dunque il costo era 17, non 9, e questo è il primo punto. La seconda è falsa per un altro motivo, e io questo l'ho scritto e dimostrato. Perché loro, la banca deve controllare, la Banca d'Italia, la Consob, il Ministero, tutti, che l'operazione bancaria di acquisto fra banche sia conforme, mi pare che l'hai detto molto bene, a sana e prudente gestione. Ora io vi domando se chiunque è in grado di capire se non è falsa un'attestazione di questo genere, di sana e prudente gestione, quando io so che la banca in default non vale niente e hanno dovuto aprire 7 miliardi di crediti perché sennò chiudeva gli sportelli. Questa è la situazione che tutti devono sapere, non è un problema senese, il problema è nazionale e europeo. Ecco, questa è la prima cosa importante che io mi permettevo di dire e di informare. Ma non è solo questo, perché dopo questo sciagurato acquisto sono costretti a creare il derivato Alessandria, perché sennò l'anno dopo non fanno il bilancio.
se no se ne accorgano. I senesi hanno bisogno di soldi perché hanno tutti i contributi, tutte le aziende, tutte le cose che vivono dei contributi, perché Sera sta ferma perché tutti hanno mangiato lì, intendiamoci bene, ricordiamoci tutto, guardiamoci in faccia da noi. Tutti ne hanno goduto e allora l'anno dopo non si può fare il bilancio, da come si fa, come non si fa, si fa il derivato Alessandria e si fa vedere che abbiamo un utile di 400 milioni in un anno invece di 300 milioni di pesi. E allora si copre il primo anno. L'anno dopo non si riesce a fare il bilancio, lo stesso, perché è sempre peggio. E allora cosa si fa? Quella che ha detto diciamo la Fede Siviglia, si vende tutti gli immobili del Monte dei Paschi, che erano a lire 1, lire 1 lo facevano le banche per bene, si vende alla società Casaforte, che non so di chi è, ma è facile immaginare di chi potrebbe essere, e che facendo che cosa? Affittando da Casaforte gli immobili, che sono quelli della filiale della banca, a spese enormi. E qui sarebbe già una cosa assurda e pazzesca, però si fa di più. Il ricavato, la plusvalenza delle vendite di immobili, facendo un ulteriore falso in bilancio, mentre nessuno né Banca Italia né Scozzo controllano niente, si mettono fra gli utili. Cioè la prima volta che io ho visto, io ho quasi 50 anni con questo mestiere, sono anche troppo per farmi ammettere, però non avevo mai visto mettere un importo di questo genere a utili, mentre invece è una plusvalenza di quello che io vedo. Gli utili sono gli utili di gestione. Non se io vendo un gioiello e ce lo metto come utile. E nessuno fa niente. L'anno dopo, non sanno come fare, e Busse e Mini fanno il primo aumento di capitale. Banca d'Italia sa benissimo che la situazione è tragica, ma non fa niente. Consente dall'autorizzazione all'aumento di capitale. E tappano un'altra volta il buco. L'anno dopo non sanno come fare. Allora saltano Musa e Lepini e vengono Profumo e Diavolo. E cosa fanno? Siccome non sanno come fare, la Banca d'Italia, la Banca Europea a quel punto comincia ad aver paura e interviene. E nel gennaio 14 fanno una lettera che io ho, e che la leggo, l'ho allegata alle denunce, se volete la posso dare, i miei documenti sono a vostra disposizione. E che cosa c'è scritto? C'è scritto, guardate, abbiamo fatto un controllo a campione dei vostri crediti e i vostri crediti, per quello che abbiamo controllato, facendo una proiezione come fanno le banche, come devono fare chi capisce, gli analisti finanziari, i vostri crediti tutti per il 31% a nostro avviso sono classificati come performanti quando non sono performanti. E infatti sono quelli che poi via via ogni anno sono diventati praticamente crediti deteriorati. Ciò nonostante Profumo e Viola fanno l'aumento di capitale del 2005, del 2014 di 5 miliardi. Noi si va in assemblea, che si dice guardate che non basta, dovete fare altre operazioni, dovete fare altre cose. Attenzione che rubate i soldi ai risparmiatori, intanto loro fanno tutti gli scivoli per i dipendenti, per le vasche di ritorno. Quelli che ci sono rimangono solo quelli che hanno la tessera, per cui sono quelli peggio che hanno preso perché fanno parte in questa maniera e roba del genere. E Profumo, prima dell'aumento di capitale, siccome aveva paura che nessuno lo sottoscrivesse, fa un'intervista che è stata pubblicata e dice abbiamo salvato la banca. Chi l'avrebbe mai detto? Chi è che ci accusa? Noi poveretti abbiamo lavorato così bene. Chi l'avrebbe mai detto? Il problema è questo. Abbiamo salvato una banca che 5 miliardi non sono bastati, sono serviti solo per restituire 4 miliardi di contributi allo Stato che dovevano essere restituiti. Perché io gli dissi, voi scusa, ma che fate? È stato lo Stato, la Banca d'Italia, le cose, voi restituite niente, mettete tutto un camerato di natura, vedete che succede. E invece naturalmente gli erano ricavati. Poi però questi 5 miliardi è risultato che non bastava. Va bene, ora la Banca d'Italia soldiamo apposta per vedere la posta, soldiamo apposta, sicché sapevano tutto, tutti che fanno controlli mensili, ma c'è quello della Banca d'Italia di Siena, fa le relazioni, scrive, o che gli arrivano, c'è gli ispettori, c'è tutto e c'è questo. Allora non è, no, è venuto fuori, bisogna fare un altro aumento di capitale, è stato fatto di 2-3 miliardi, ma non fatto 3 miliardi, io non lo so, 3 erano 3, sì. Oh, che però la Banca d'Italia a questo punto è intervenuta la BCE, che è l'organo sovranazionale, cominciano ad avere paura,
perché Draghi comincia a sentire, hanno saputo di tutte le denunce, no? E difatti hanno saputo tutte queste cose. E allora che succede? Viene fuori, sì, autorizziamo, però guardate che non bastano, ci vuole un'aggregazione. Dunque ci sono l'evidenza di falsi bilanci in bilancio, addirittura anche gli enti di controllo non hanno mai controllato, ma che l'hanno detto, che tutti questi quattrini rubati ai risparmiatori, tutti i piccoli risparmiatori in grandissima parte, di cui alcuni ce l'ho 50 io, tutti incavolati, si va a Milano e glielo faccio volentieri anche grazie, perché per ora per fortuna non lo posso permettere, perché loro avevano già a fare Milano guarda da Milano, pensavo a posta, e naturalmente la gente non lo fa, specialmente c'ha 10.000 azioni che sono diventate 1.000 a pezzi 5.000 euro e viene pure. E allora ecco il punto, qui ci sono le prove del falso della Banca d'Italia, del discorso Alexander, ora vi dirò e ho finito, del discorso dell'aumento di capitale quando non serviva a niente, dell'altro aumento di capitale il profumo non ha salvato la banca. Oh, chi fa la manipolazione del mercato, questo non si prescrive, la manipolazione del mercato, dice ah oh, sono stato bravo, la banca è sicura, abbiamo salvato la banca, 12 anni è la pena, sicché si prescrive 12 più la metà di 12, cioè 18, che quella si prescrive, per quello io ho fatto anche di vento e denuncio. E vi prego, vi insisto, io non vi prendo niente, fa la copia, ci metto il nome, venite a firmarlo e li si manda da tutte le parti. Perché sai, se la scrivo io solo, sono la parola, ce l'avevo paura quando sempre. Prima mi salutavano nemmeno, mi dice ma c'è qua avvocato, mi andiamo e venga a trovare. No, io tanto non ho nessuno da sistemare. Allora, per fortuna. E adesso ci ascoltiamo anche l'intervento del nostro direttore Daniele Magrini, che ha parlato in particolare della vicenda di David Rossi. Questi due interventi protagonisti appunto di questo nostro speciale, ci teniamo a sottolinearlo, non sono di iscritti al Movimento 5 Stelle, ma sono di cittadini che hanno partecipato e che sono stati chiamati ad intervenire a questo dibattito organizzato dal Movimento 5 Stelle. Sentiamo il direttore Daniele Magrini. Io ho cercato di fare il mio, per quanto possibile, su quello che a mio parere rappresenta il culmine della tragedia del Monte dei Paschi, e cioè la morte di un uomo di poco più di 50 anni, che è stata definita un suicidio e che dal punto di vista processuale, della verità processuale, attualmente un suicidio. Io ci ho lavorato tanto su questa cosa, prima di arrivare alla trasmissione a Siena TV, l'8 novembre del 2014, quindi 15 giorni prima della famosa trasmissione di report, ho scritto una pagina sul Corriere Fiorentino, l'edizione toscana del Corriere della Sera, intitolata Ecco la punto inchiesta per riaprire il caso di Davide. E per me è stata una soddisfazione vedere nella interpellanza fatta, presentata dall'onorevole Pesco, riportato integralmente questo articolo in maniera organica, mettendoci poi anche tutti gli altri contributi di altri giornalisti, Paolo Montani di Report, Davide Vecchi del Fatto Quotidiano, vorrei aggiungere altri nomi ma non ci sono. E quindi credo che un atto parlamentare doveva riportare questi aspetti che abbiamo focalizzato. Daniele Pesco ne ha ricordati alcuni. Io prima di ricordarne altri vorrei dire tre parole che a mio parere in questa città stanno diventando fuori moda, ma che rappresentano a mio parere elementi fondanti della dignità di ognuno di noi, e cioè il bisogno di giustizia, la ricerca della verità, il diritto alla trasparenza. Invece in questa città purtroppo il bisogno di giustizia viene classificato come giustizialismo, la ricerca della verità come passatismo. Reclamare la chiarezza su quello che è avvenuto in questa città significa per molti avere gli occhi rivolti al passato, invece è l'unica strada per avere gli occhi rivolti al futuro, perché un presente senza la chiarezza sul passato non è nulla, e perché un futuro condizionato dal nulla su tutto quello che è avvenuto nella nostra città non vale niente e sarà ancora di più a rischio per le future generazioni. Per queste tre parole mi sono immerso in questa cosa
con un po' di dolore umano e anche con la paura di andare ad agire senza sensibilità verso la famiglia di Davide, verso gli amici di Davide. Perché ricordiamoci che le persone che più di tutte stanno reclamando la riapertura del caso sono proprio i familiari di Davide. E questo in una società civile dovrebbe bastare. Non dovrebbero esserci le interpellanze di Pesco, non dovrebbero esserci gli articoli, le inchieste, dovrebbe bastare. Quando ho cercato attraverso quello che può fare un giornalista, i documenti, gli atti, i filmati, di entrare dentro la terribile vicenda di Davide Rossi, ho notato soprattutto delle cose che riguardano l'orologio. Ci sono 22 minuti in cui Davide Rossi agonizza sul selciato del Monte. 22 minuti in cui quest'uomo è ancora vivo e si muove. Questo dovrebbe bastare. Io non sono un tecnico, per carità, l'avvocato Palaschi ha già egregiamente parlato, ma questo di per sé dovrebbe bastare a riaprire il caso quantomeno per omissione di soccorso, perché non si può morire nel centro di Siena con la visuale del Monte Pio sostanzialmente coperta da una macchina, ma comunque accessibile, con più telecamere che inquadravano un uomo che moriva e vedere quest'uomo per 22 minuti che agonizza. L'altra cosa che riguarda il tempo è l'errore clamoroso nella determinazione del tempo della caduta. È chiaro, è evidente, ci sono le testimonianze di chi gestiva il coder della telecamera. È chiaro che è stato sbagliato il tempo di 16 minuti. Cioè, in ogni atto in cui c'è una persona che muore, sbagliare di 16 minuti di tempo significa non poter riavvolgere il nastro della verità, significa riavvolgere in modo sbagliato. E allora mi chiedo perché non siano stati riavvolti i nastri delle telecamere interne a Monte dei Paschi. Mi chiedo perché testimonianze e ricostruzioni che attribuiscono la chiusura di una porta, quella dell'ufficio di Davide, in un determinato momento ed era plausibile, ma non lo era con questo errore, 16 minuti di errore rispetto al tempo della caduta. E poi l'altro elemento è una ferita, qui dietro, una ferita da corpo contundente o da spigolo di un tavolo. Davide, quando cade sul selciato del Monte Pio, non batte la testa, cade in un modo in cui non batte la testa. Da dove viene quella ferita? Daniele Pesco ha accennato all'ecchimosi sulla parte dell'addome, diciamo qui all'altezza del fegato. È un livido particolare, è un livido molto particolare. A me ricorda un colpo ricevuto da qualcuno o un calcio o un pugno molto forte. Non ricorda affatto la fibbia di una cintura che si sposta lateralmente a destra e poi viene definita quella, lo strumento in cui mentre il corpo cade provoca il livido. Ho fisse nella mia mente le immagini dei lividi da afferramento con delle dita impresse nella carne di Davide all'altezza appunto del braccio, e non me le spiego, non me le so spiegare. Ho in mente infine le caratteristiche della caduta, che sono state benissimo ricostruite dai periti, da Luca Scarselli, perito di parte. Io mi chiedo, avrete fatto tutti il bagno al mare gettandovi in acqua da un pattino, da un canotto all'indietro, e cadete ruotando? Perché se una persona si mette a sedere non sul davanzale ma sulla sbarra di ferro che è a 30 cm dal davanzale e si getta all'indietro da un'altezza di 14,63 metri, non può cadere perpendicolare, cade ruotando. Questa rotazione non c'è stata, non c'è stata. E anche questa io non me la spiego, non riuscirò mai a capire come quella caduta sia avvenuta. Così come non riuscirò mai a capire perché
un uomo che viveva con la donna che amava e che nel momento in cui decide di finire con la propria esistenza la chiama finché non l'ha mai chiamata. Ognuno di noi ha dei termini, diciamo, anche dei vezzettativi per parlare insieme e rivolgersi alla persona che si ama. Davide non ha mai chiamato la signora Antonella Antonio, ma e perché in quel biglietto c'è scritto Tonio? E perché adesso un perito calligrafo che dice attenzione, sono evidentemente scritti sotto costrizione quei biglietti? Perché non viene tenuto in considerazione? Io non ho certezze, assolutamente non ho certezze, ma ho tanti dubbi e talmente tanti dubbi che io spero davvero di non riarrivare al 6 marzo 2016, il terzo anniversario della morte di David, senza che il caso sia riaperto. Se così fosse, credo che il 6 marzo 2013, magari per vostra iniziativa e mi auguro di tanti cittadini senesi, sia una giornata dedicata al bisogno di giustizia e di verità di cui questa città ha bisogno.